Bella del re, bambi, seguo sempre Milan, che piacere mi dà questa vita, ultra, ultra. Su sempre chi, Bella del re, bambi, seguo sempre Milan, che piacere mi dà questa vita, ultra, ultra, ultra. Buon pomeriggio, ragazzi, mai coro fu più azzeccato. Oggi vi stancherò addirittura perché è il terzo video di giornata più tutti gli short, ma voglio comunque andarvi, tenervi aggiornati e spiegarvi le cose, perché Çalhanoğlu starà andando via, tutto quello che volete, ma quello che sta succedendo non è da imputarsi alla società Milan. E adesso vi vado a spiegare il perché. Allora, Paolo Maldini si aspettava una telefonata da parte di Hakan Çalhanoğlu. Telefonata che non è arrivata, quindi Paolo Maldini e la società hanno semplicemente deciso di lasciar andar via Hakan Çalhanoğlu. Quindi adesso il punto non è dove andrà Çalhanoğlu, il punto è che ormai Çalhanoğlu è un ex giocatore del Milan. Questo è il punto fondamentale, perché la società Milan per l'ennesima volta, dopo il caso di Donnarumma, ha tirato fuori i coglioni e ha semplicemente deciso che non si fa prendere per le palle da nessuno. Non sono i giocatori a decidere, ma è la società che decide. E andiamo a parlare di un'altra cosa. Intanto il motto del Milan deve essere: si vince con giocatori che hanno fame, non con giocatori di fama. Questo è il primo motto del Milan ed è un motto che mi piacerebbe che imparaste anche tutti voi tifosi, perché è un dato di fatto che questo Milan è arrivato dove è arrivato in questa stagione per fame, non per i giocatori. Quindi giocatori con meno fama, ma con tanta fame. E oggi questa fame te la portano i prospetti, i giocatori giovani. Allora, intanto voglio parlare di un attimino di Hakan Çalhanoğlu. Un giocatore che decide e tentenna sul Milan e quello che è il progetto Milan, tanto per cominciare, è un giocatore senza ambizioni sportive, perché è semplicemente un giocatore che cerca il soldo. Allora, io sono sempre stato un estimatore di Hakan Çalhanoğlu, però il fatto che io sia un estimatore di Hakan Çalhanoğlu non vuol dire che io metta a Çalhanoğlu davanti alla maglia del Milan. Quindi questa stava diventando una barzelletta. E le barzellette, se tu continui a dire barzellette una dietro l'altra e ridi sempre, dopo un po' stanchi e oggi Hakan Çalhanoğlu ha stancato. Però attenzione a non paragonare il caso Gigio Donnarumma e il caso Hakan Çalhanoğlu. Gigio Donnarumma è stata una presa di posizione della società Milan perché comunque non voleva andare a rompere gli equilibri che si sono creati fra società e giocatori. Oggi il Milan ha un tetto ingaggi che deve essere rispettato da tutti e questo oggi dimostra la forza del nostro Milan, della nostra società, di Paolo Maldini su tutti. Perché se io società dico questo, tu devi rispettare questo perché tu ad oggi, caro Hakan Çalhanoğlu, ma vado a parlare di tutti in generale, ancora non hai vinto un emerito cazzo. E non puoi avere pretese economiche. Tu stai al Milan perché dovresti soltanto essere grato a un personaggio come Paolo Maldini di essere al Milan. Se tu questo non lo capisci, primo, quella è la porta e te ne vai fuori dai coglioni. E secondo, sei un giocatore che non ha ambizione sportiva, hai solo bisogno di soldi. E ragazzi, io penso che guadagnare 1 milione. Cioè, facciamolo con pochi soldi, avere in tasca 10 euro, averne in tasca 12, che cosa cambia? Avere in tasca 5 milioni, averne in tasca 4, che cosa cambia? Ti compri una Ferrari in meno? Non è che non hai i soldi per comprarti le sigarette, come sottoscritto, o come tanta gente che fa fatica a tirare la fine del mese, no? Quindi, caro mio Cancelanoglu, io penso che la posizione che ha preso la società con i suoi giocatori sia giustissima e non debba essere messa in discussione da parte di qualcuno che viene sul mio canale a punzecchiare dicendo: ah, è già il secondo giocatore che perdiamo a zero.
Allora, intanto uno che scrive questa cosa fa capire che il giorno che Gesù Cristo, il Signore, ha dato l'intelligenza, era chiuso in bagno. Perché, prima cosa, il Milan. Allora, facciamo il conto: Gigio Donnarumma sarebbe costato al Milan in 5 anni 100 milioni. Oggi hai Mike Mignon, un giocatore che, a differenza di Gigio Donnarumma, è arrivato in Italia da campione di Francia. Quindi potrebbe essere definito più campione di Gigio Donnarumma. Sulla carta, poi a livello tecnico possiamo discuterne quanto ne vogliamo, ma sulla carta Mike Maignan è un campione, un giocatore che nella sua bacheca non ha una Supercoppa, ha un campionato, uno scudetto francese che vale un po' di più di una Supercoppa. Quindi ha messi a comparare le due cose. Oggi Mike Maignan può essere più definito campione rispetto a Gigio Donnarumma perché ha vinto qualcosa. E ricordatevi che ci sono giocatori bravi, giocatori bravissimi, ma campioni lo si diventa quando in bacheca si hanno dei titoli. È la bacheca che conta, non le chiacchiere. È quello che hai nell'albo d'oro che conta, non le chiacchiere. Il nostro Acancianoglu, o perlomeno l'Acancianoglu degli altri, perché adesso a titolo definitivo Acancianoglu non so dove andrà, se andrà all'Inter, se andrà al Canicattì, se andrà al Carrapipi, dove cazzo vuole andare, vada, ma Acancianoglu non è più un giocatore del Milan. Dove andrà, andrà. E attenzione, perché il fatto che Acancianoglu non sia più un giocatore del Milan, detto dalla società Milan, perché Paolo Maldini fa capire questo. Il Milan non ti vuole più. Quindi attenzione, caro il mio Acancianoglu, perché adesso potrebbe anche essere che l'Inter dice: ascolta, se vuoi venire io ti do 4, se no per me puoi stare senza squadra. Visto che non è che l'Inter sta andando a prendere Pelé o Maradona. Quindi voglio dire, si sta parlando di Acancianoglu, che è un giocatore che a me piace, eh? A me piace, a me Acancianoglu piace. Io sono convinto che Acancianoglu al Milan avrebbe potuto fare tanto e dare tanto, ma è un giocatore sostituibilissimo. Se il Milan ha aspettato così tanto, è perché Stefano Pioli ha cercato di convincerlo, ma poi dopo un certo punto si è stancato anche lui. Ora io parlando con, ve lo dico, con Giovanni, che sarà ospite da noi giovedì sera, parlando con Giovanni in maniera in amicizia, ci siamo detti questo. Allora, Zaccagni come Jolly sarebbe un ottimo acquisto. Brahim Diaz, dare la titolarità a Brahim Diaz sarebbe un'ottima opportunità, sia per Brahim Diaz che per il Milan, che con un prestito con diritto di riscatto di una ventina, 25 milioni, si andrebbe ad accaparrare uno dei prospetti più importanti d'Europa. È vero, probabilmente il Milan con Brahim Diaz perderà qualcosa sotto il profilo sotto il fisico, sotto la parte fisica del centrocampo della tre quarti, però ne vai a guadagnare in tecnica, perché Brahim Diaz tecnicamente è fortissimo. Probabilmente si sposterà anche qualche equilibrio sulla tre quarti, nel senso che probabilmente con Brahim Diaz un giocatore come Saleh Mekerz diventerà ancora più importante, perché Brahim Diaz è un po' meno trequartista, un po' più seconda punta. La stessa cosa la potrebbe fare Leao, perché andresti ad avere un Leao che andrebbe a giocare in una posizione molto più consona al suo modo di giocare. Perché Leao seconda punta, l'abbiamo visto giocare, Leao seconda punta è tanta roba. Si aprirebbe uno slot in più sulla sinistra, quindi potresti addirittura andare anche a tenere Auge. E comunque hai Ante Rebic, che è il titolare indiscusso di quella fascia, e su quella fascia avresti una catena fortissima con Theo Hernandez, Ante Rebic, Auge e Leao. In più potrebbe giocarci addirittura Zaccagni se dovesse arrivare, e Brahim Diaz, perché anche Brahim Diaz può giocare lì. Quindi avresti 5 giocatori fortissimi. Sulla destra avresti Saleh Mekerz, un giocatore che potrebbe arrivare Adli. Poi potresti avere Rebic che può giocare lì, Zaccagni che può giocare lì, Brahim Diaz che può giocare lì. Quindi andresti ad avere slot, la squadra diventa, senza aver ancora fatto acquisti, diventa una squadra molto più competitiva della scorsa stagione. Perché si vanno ad aprire altri scenari, perché tu vai a spostare un equilibrio, e spostando un equilibrio non si sta parlando di giocatore, si sta parlando di spostare un equilibrio, di spostare un interprete, non il nome. Perché il calcio è fatto da interpreti, non da nomi.
Se tu togli Çalhanoğlu e aggiungi un giocatore di estro invece che fisico, vai ad aprire spazi infiniti sotto il profilo gestionale sportivo. Capite cosa voglio cosa intendo? Che vuol dire che il Milan, pur giocando con lo stesso modulo, al Milan si aprono tantissimi scenari con un attaccante solo. Potresti benissimo giocare con i due attaccanti, ovvero Ibra, Giroud se arriva, Ibra chi è, chi sarà l'altro, Ibra Leao, Ibra Brahim Diaz, oppure col trequartista e i due attaccanti, con un 4-2-3-5-7, comunque con un trequartista e tre giocatori d'attacco che potrebbero diventare Leao, Zlatan Ibrahimovic e Adli, che può fare l'esterno, il laterale sinistro, perché ve lo dico sempre ragazzi, non ci confondiamo, il laterale oggi del Milan deve essere un giocatore che ha tanto compito anche di equilibrio, deve essere un giocatore di corsa, perché a maggior ragione se tu il Milan va a perdere Çalhanoğlu, quel giocatore diventa ancora più importante, perché è il giocatore che poi sostanzialmente fa diventare il modulo un 4-4-2. Tu allora lasceresti i due, il trequartista avanzato, Brahim Diaz e l'attaccante davanti, e la squadra diventa automaticamente un 4-4-2 in fase difensiva. Ci sono tanti scenari che si vanno ad aprire. Il Milan quest'anno il colpo lo deve fare in attacco, il Milan deve comprare almeno due attaccanti e poi da lì partiamo con tutti gli altri ragionamenti. Io rimango della mia idea, il Milan sta lavorando benissimo, perché sono convinto che il nome per sostituire a Çalhanoğlu arriverà nei prossimi giorni. Uno sarà Brahim Diaz e poi vediamo se arriverà Zaccagni, chi arriva arriva. Io sono convinto che arriveranno i due attaccanti e uno dei due sarà giovane e forte. Giovane e forte. In più ci sarà l'attaccante d'esperienza, che potrebbe essere senza ombra di dubbio Giroud, perché Giroud vuole il Milan, e poi c'è il nostro Zlatan Ibrahimovic, il faro, l'attaccante titolare a 40 anni del Milan. Adesso faccio un discorso da Çalhanoğlu. Caro il mio Çalhanoğlu, un uomo senza obiettivi non vale niente, e tu oggi hai dimostrato di avere soltanto un obiettivo, quello di gonfiarti le tasche, e non sei il primo giocatore che lo fa. Ma tutti quei giocatori che l'hanno fatto sono caduti nel dimenticatoio. Ricordatelo che tu sei molto meno forte di Eriksen. All'Inter Christian Eriksen praticamente è diventato un giocatore normale ed era uno dei più forti. Tu sei un giocatore come tanti altri. Andando all'Inter, dimostrando di essere attaccato al denaro, potresti diventare molto peggio di uno come tanti altri. Vi ricordate Francesco Coco? Francesco Coco al Milan era considerato uno degli eredi di Maldini, è andato all'Inter, ha smesso di giocare a pallone. Attenzione caro Çalhanoğlu, perché magari tu andrai a prendere 2 euro in più di stipendio, sempre se lo prendi lo stipendio, perché attenzione ragazzi, qualche tifoso interista si dimentica che l'Inter entro qualche giorno deve consegnare 100 milioni di plusvalenze per poter fare mercato. Se Antonio Conte ha lasciato l'Inter è perché il progetto non era ambizioso, perché sappiamo tutti che Antonio Conte è un allenatore ambizioso. Se l'Inter è andata a prendere uno come Simone Inzaghi, che l'ambizione non sa neanche dove sta di casa, perché Simone Inzaghi è un mediocre. Quindi non facciamo grandi proclami interisti, perché noi non ne possiamo fare, ma tantomeno ne dovete fare voi. Ricordatevi che la squadra da battere nella prossima stagione sarà ancora la Juve. La squadra da battere nella prossima stagione sarà ancora la Juventus. E nella prossima stagione i posti saranno ancora meno, le prime 4 posizioni saranno ancora più difficili, perché tutti si stanno rinforzando, benché nessuno abbia fatto ancora mercato tranne il Milan, perché il Milan fino ad oggi è l'unica squadra in Europa che ha fatto mercato. Abbiamo preso Tomori, stiamo riscattando Tonali e arriverà, è stato preso il portiere. Quindi di che cazzo state parlando? Questi pseudo tifosi che vanno contro la società dicendo un altro giocatore è dato via a parametro zero. Se per Çalhanoğlu dovevano darti 1 euro, non l'avrebbe preso nessuno.
E ricordatevi che a Cancianoglu doveva essere per un contratto di 5 anni, sarebbe costato al Milan 50 milioni. Ecco, probabilmente prenderemo un giocatore che con 30 milioni in 5 anni sarà contento lo stesso e soprattutto sarà attaccato alla maglia del Milan. La piccola differenza è questa. E io oggi sono d'accordo con quello che ha detto Carlo Pellegatti, che ultimamente critico. Ma non perché io non rispetto Carlo Pellegatti, io rispetto molto Carlo Pellegatti. Non mi sta piacendo ultimamente, ma io ho profondo rispetto nei confronti di Carlo Pellegatti. E mi è piaciuto molto quando oggi ha letto la lettera di Manuel Rui Costa. E se un campione del calibro di Rui Costa scrive una cosa del genere, tu a Cancianoglu, oggi come oggi, vali ancora meno di quello che potevi valere ieri. Ricordatelo. Altro discorso, per tutti quelli che mi hanno scritto sulla carne di stamattina, sto facendo un discorso per ridere. Prima cosa, si dà il caso che io faccio uno sport da combattimento da qua da 20 anni. Si dà il caso che io alleni persone da quasi 15 anni. Si dà il caso che quando alleni le persone devi avere un brevetto che comprende sia la parte sportiva che la parte teorica. Quindi se a me vedete mangiare una svizzera, e uno che scrive paragona una Svizzera con i würstel, vuol dire che di mangiare non ci capite un cazzo voi, non io. La carne rossa non è vero che non va mangiata, la carne rossa va mangiata e come se va mangiata. Perché se uno pensa di allenarsi e vivere di petti di pollo, non ha capito l'emerito cazzo di come ci si allena e come si mangia. Ok? Ricordatevi bene che la Svizzera che avete visto prima è stata fatta con queste mani, non è stata comprata già fatta, non è un würstel. Quindi quando parlate, ve lo dico sempre, se dovete dire una cosa, quantomeno prima fatemi una domanda e ditringa, ma da dove arriva? Come ho fatto? Che tipo di carne è? Prima era carne di vitello, quindi era carne magrissima, era carne rossa ma magrissima. Vi dico che nel macinato che ho preso non c'era un pezzo bianco, era tutto rosso. Quindi state che cazzo parlate, che fate sempre i saccenti di sto cazzo e poi non sapete manco come ci si allacciano le scarpe? Ok? Quando vedete fare una cosa, se una persona mette la faccia da una parte e vi fa vedere che sta facendo una cosa, probabilmente sa già di non fare brutte figure. E brutta figura la fa chi deve scrivere per forza, perché oggi è diventata moda scrivere per forza su un canale YouTube. Ma tante volte uno se sta zitto fa più figura, no? Ragazzi, l'umiltà ci vuole nella vita, perché se nella vita non si è umili, si diventa degli uomini di merda. Scusatemi la parola, scusatemi il francesismo, ma è una lezione di vita questa, che io non mi permetto di dare a nessuno, io non mi permetto di dare consigli agli altri, però posso dirvi quello che farei io. Io tante volte sto zitto perché non so le cose. Quando uno parla e dice una cosa, deve saperla, perché deve sapere anche di che cosa sta parlando e dove il discorso ti porterà. Perché se poi il tuo commento porta un personaggio come me a dirti certe cose, e non era meglio che stavi zitto? Perché poi alla fine la faccia ce la metto io. E quindi non sto dicendo una cazzata. Tu invece parli sotto un nickname che ne cretino e vuoi fare anche saccente. Ragazzi, imparate a vivere. YouTube non è tutta la vita, perché io YouTube lo uso per condividere una passione e per darvi un contenuto. Ma se poi io non ho da portare contenuti, non mi metterei mai a scrivere stronzate su un canale YouTube di qualcun altro o a dire stronzate senza farmi vedere. La faccia, ricordatevi, bisogna mettercela sempre. Ciao ragazzi, prendete buone queste parole. Il Tringa ha 41 anni, non è un ragazzino. Ciao ragazzi, voglio bene a tutti e sempre forza vecchio qua rosso nero, ciao. Oh, that's